una comunicazione su parecchi. Star bene con se stessi aiuta a vivere bene. Lo sanno bene alunni 3 di Lodi che da quest'anno dedicano un lunedì al mese alla salute. Questa volta nel Salone Sandro Pertini del Circolo Arcinti, sede dell'Università delle Tre Età, si è fatto spazio alle patologie più diffuse che riguardano orecchio, naso e gola. Ne ha parlato l'otorinolaringoiatra Pietro Limardo, che abbina questa specializzazione a quella di un medico di famiglia. Nessuna lezione teorica, ma spazio subito alle domande dei presenti con risposte immediate attraverso le quali recuperare anche un po' di teoria. Debutto affidato all'udito, le cui patologie rischiano di avere conseguenze sociali consistenti, con tante persone che finiscono per isolarsi a causa delle difficoltà di sentir bene. I controlli biomedici oggi, affidabili, ha ribadito l'esperto, soffermandosi sul dialogo che si deve instaurare tra tecnico e paziente per evitare che l'eventuale protesi acustica resti nel cassetto. Esistono malattie che è difficile curare? Purtroppo sì, ha osservato Limardo, riferendo delle cause per ora ignote della cutenea, vale a dire quel rumore di fondo che alcuni avvertono fino a diventare così fastidioso da rendere la vita problematica. Sulle malattie relative alla gola occorre andar cauti con l'uso degli antibiotici, spesso fanno più male che bene. Meglio puntare sugli antinfiammatori e sui buoni metodi della nonna, come i frumenti che umidificano le zone infiammate. Stessa cosa per le malattie che colpiscono il naso, ossia gli spray che aiutano a tenere umide le narici, no ad altri eccessi. Con un'avvertenza per le epistasi, gli accorgimenti attuali per trattarle tendono ad escludere i tamponi, meglio affidarsi ad esperti. In sostanza, una mattinata proficua che ha permesso di dare risposte chiare a problemi antichi come il mondo. Al termine, applausi per il relatore Pietro Limardo, che se li è meritati tutti.